Sbaglio o mi ricorda qualcosa questa uscita, questo ascensore? Ciao a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati. Se è la prima volta che siete su questo canale, parliamo di profumi. Ed oggi mi trovo, come di consueto, al nostro appuntamento annuale al Pitti Fragranze. Questo posto è adibito a tutte le presentazioni che si fanno al Pitti, che sono il cuore pulsante in realtà di questa esperienza. Perché adesso, fra un quarto d'ora, verso le 11, comincerà la prima delle tante presentazioni e andremo a scoprire le nuove Gourmandise, il filone che ha segnato il 2024, ma probabilmente andrà avanti anche nel 2025 tramite MAN. Quindi sarà interessante scoprirle e poi riportarvele. Wow, Ando. Cristiano Cicchiappa, che buono. Te hai un negozio oppure... No, io ho un blog personale, diciamo così. Sì. Sfruttato. Ricorda tanto l'uva rossa, la nocciola, non mi piace. Quindi vedete che è... Buonissimo, chi l'avrebbe detto? Dolcezza speziata, maltata, insieme al peperone, proprio al vegetale, regala un'esperienza nuova. Finito. Secondo MAN, ve la faccio breve, il futuro sarà giocare sugli ortaggi. Abbiamo sentito ad esempio il verde, la clorofilla del peperone verde, unito a uno zucchero di canna che in realtà però era un muscovado. È uscita fuori una roba molto interessante. Sono quindi curioso di vedere il prossimo futuro cosa ci riserva. Ma adesso andiamo a scoprire ancora il pitti. Vergino io, vi è qua. Le dita. Sto sverginando. E poi... bagnato perché me ne sono appena lavato. Come stai? Abbastanza bene. Non mi lamento. C'è proprio il fascino del frocio. Soffre rilassato, una vita statica. Beh, bisogna vivere sempre in relax, perché se ti fai prendere dalla foga, affoghi. Come si fa in un caso clinico? Praticamente si testano vari farmaci. Oggi testeremo invece che cosa è successo ad un'azienda reale che tratta profumi dopo l'avvento di varie sponsorizzazioni, infatti in questo caso con me. Quindi proprio qui, fra qualche minuto, cominceremo uno speech dove Vanessa Caputo ha organizzato questa piccola conferenza dove vedremo quale potrebbe essere l'impatto dei social e dei gli influencer con un caso studio appunto di un'azienda di profumi. Questo è il Grand Hotel Baglioni. Ed è proprio qui che Boys 1920 ha deciso di presentare le sue novità. Quindi vedremo una fragranza Olfactology e una Boys 1920. Entriamo e vediamole insieme. Questa è la foto proprio... Ok, popolo profumato, eccoci. Siamo su questa bellissima terrazza che affaccia proprio su tutta Firenze. Guardate che spettacolo, fantastico. Adesso ci godiamo questa serata e ci sentiamo le novità di Boys 1920. Il dolce calore arancione del sole che sbatte sulle valli e poi la cupola alle nostre spalle, il Duomo di Firenze, gli odori che si sentono che arrivano dai caminetti accesi perché si comincia a fare un pochino freddo
è magico, e questa è la bellezza. Ci dobbiamo soffermare nel scoprire quello che ci regala la nostra fantastica Italia, i nostri territori, alla riscoperta del bello. Adesso però sta birra me la fa, che cazzo. Maremoto è una delle due fragranze che presentano ed è una bomba marina, molto diversa dai classici marini che abbiamo sentito in tutto il 2023-2024. Wow, c'ha una potenza polverosa salata importantissima, con questo tocco di ananas che gli dà anche un qualcosa di un pochino tropicale, ma è veramente, veramente spettacolare. Questa, raga, questa è tanta roba, ve lo dico. Questa invece è la seconda fragranza presentata di Olfattology ed è una bomba di mango. Allora, vi dico subito che se amate il mango, questa è una fragranza da avere in collezione. Se non vi piace il mango, perché sa tanto di mango. Sembra quasi una caramella al mango oppure un ghiacciolo al mango. Super tropicale, adatta magari alla prossima estate, ma perché no, anche in ufficio. Popolo Profumato, secondo giorno al Pitti Fragranze. Per me sarà l'ultimo, cercherò di sentire il più possibile tra novità e, diciamo, brand nuovi che presentano per la prima volta qui al Pitti e li scopriamo insieme. Sono curioso di capire la tendenza di quest'anno. Quindi andiamo. Non si capisce una sega. Sto cercando Francesca Bianchi perché so che ha realizzato un nuovo oud molto particolare e quindi lo voglio andare a sentire. Ogni volta che Francesca realizza un nuovo profumo è un'emozione perché ha un modo molto particolare di realizzare le fragranze, quindi la voglio sentire assolutamente, ma non la troppo. Vai, vai, veloce che... Ma non sta manco qua, un do cazzo. Francesca Bianchi. Diciamo che vedendo la tua collezione si può fare qualcos'altro. It's like a modern Fougère, but sophisticated. Lo sento un Fougère sofisticato e molto elegante. Mi piace. Come si dice in bocca al lupo? Good luck. Thank good you. Luck. So, adesso Popolo Profumato mi sottopongo ad un trattamento per uomini, ok? No, perché cavolo, ci vuole un trattamento proprio specifico pensato per gli uomini. Adesso ve lo faccio vedere. Wow, che freschezza! Ah, questi prodotti di Pisterzi mi stanno rinfrescando e rigenerando. Chissà quale sarà il prossimo stop. Prossimo step, prossimo. Oh, vabbè. Questo tipo di trattamenti l'uomo purtroppo non li trova molto, molto spesso in giro, ma ci dovrebbero essere perché il prodotto buono più la manualità, la gestualità ti migliorano magari una giornata pesante, no? Poi prendersi cura di se stessi ormai non è più un tabù, ragazzi. L'uomo deve cominciare a prendersi cura di se stesso. C'è poco da fare. Beh, che dire, sono un uomo nuovo. Mi sento la pelle perfettamente pulita, una sensazione di pulizia estrema,
Il massaggio chiaramente ha contribuito a farmi fare giusto un minuto, dai, di sonno, ma forse qualcosina in più. E fantastico, devo provare meglio questi prodotti. Io ho una passione, ormai sono anni che conosco profumi di Laura Donato, e ho una passione perché riesce sempre a raccontare realmente da cui prende ispirazione con le fragranze, e questa è una cosa che in pochi riescono a fare, quindi è bello e emozionante sentire le fragranze per la prima volta. È una gioia, meno la vita, non trovi che sia pura. La purezza, purezza sì. La semplicità, mm-hmm. ma anche la grande profondità. Mm. Sì. Femminile, pura. La bellezza, rappresenta in tutte le religioni, in tutte le etnie la bellezza. Allora, stiamo andando adesso all'Hotel NH, dove c'è la presentazione di tre brand. Uno probabilmente lo conoscete tutti, l'altro qualche volta l'avete sentito uscire dalla mia bocca, e un altro invece è veramente uno di quei brand che non vedevo l'ora che arrivasse in Italia, e fortunatamente adesso c'è la distribuzione, quindi ve li faccio conoscere, andiamo. Sai che mi ricorda? La frutta martorana, dolce tipico palermitano, costa mandorla, bello importante, e il miele, buoni. Ora facciamo un indovinello ad Alex. Clementina, note agrumate, ma qui c'è una nota particolarissima che lo rende unico. Il cumino. No. Come no? Lo rifacciamo. No, che rifacciamo? Va bene così. Secondo me c'è pure il cumino, però. C'è anche il cumino, Alex. Ma qual era l'ingrediente segreto? Il finocchio. Beh, devo dire sì. Andiamo avanti. Zaid. Interessante, lo sento, questo sentore quasi cartonato insieme a tutto il resto che gli poggia su. È interessante, tipo estremamente secco. Lo vedremo. E qui cascano ogni teatrino, ogni mano si abbassa per fare un inchino a queste fragranze qui, che sono semplicemente eccezionali dal punto di vista sia olfattivo, quindi della composizione, sia delle materie prime, perché qui stiamo parlando di eccellenza, ed il costo non sempre giustificato, ma in questo caso sì. Ve lo ricordate questo profumo? Silence de Sea? Ve ne ho parlato parecchie volte, perché è uno dei miei marini preferiti in assoluto, e secondo me un vero marino, ecco. Fate conto, mamma mia, quanto adoro, quanto è buono, e fate conto che ogni profumo della collezione Strange Love New York è incredibile, li dovete andare a sentire, datemi retta, fatemi questo regalo, cazzo. Questo è C1, e le fragranze che ho sentito sono tutte di origine naturale. Il naso delle prime due, Aurelius e Calyptos, che ho sentito è Andrei, ed è proprio qua dietro. E poi c'è Amanda, che adesso stanno parlando tra di loro, che è la founder del brand. Comunque tutto naturale, e si sente la differenza tra le fragranze che si stanno creando adesso, piene di chemicals. Quindi da sentire.
Ok, Essential Parfum ci ha sempre deliziato di queste creazioni fresche e coinvolgenti, con un prezzo accattivante. E questa nuova Neroli Botanica, beh, è una fragranza fresca, energetica, vibrante. Mi piace, ne parleremo. Ok, bello, bello punchy, eh? Questo è bello punchy. Una bella bombetta alla Unique. Esatto. Allora, cosa c'è dentro? Secondo me è un legnoso, per iniziare. Giusto. Il patchouli ce l'abbiamo. Poi ci abbiamo una parte un po' fruttata. Quello che hanno provato loro a rappresentare è questo cervo che cammina nella foresta di notte con questi legni un po' umidi. Ok, legno umido ce lo sento. La parte animalica magari me la sento sulla pelle, perché sulla carta mi sento più che altro il patchouli, la parte umida. Però questa è una bella bomba di quelle proprio che ti rimane sulla pelle tipo 24 ore. Long lasting. Ne parleremo di questa? Sì, ovvio. Per forza. Giornata finita. Ah no. C'è un'ultima cosa da fare.